Tra le conseguenze, dopo 2 anni di restrizioni, tra quello che resta rispetto a quello che tecnicamente va via, visto che qua in Italia è finito lo stato di emergenza, c'è sicuramente lo smart working. Per esempio, in Germania a un certo punto i sindacati si sono fatti sentire pretendendo che lo smart working fosse interrotto durante la settimana da praticamente il lavoro d'ufficio. La questione è: noi abbiamo intere generazioni che si ripiegano sull'online, sulle relazioni virtuali, sul lavoro virtuale. Quindi, c'è un impoverimento di quello che è il rapporto in natura, faccia a faccia. Assolutamente, sappiamo quanti danni psicologici ha fatto questo isolamento sociale e tu giustamente ce lo stai raccontando.